questa realtà al mondo, perché questa è un'anteprima mondiale. Nessuno sapeva prima che esisteva a Cuba una entità semiufficiale che studiava il tempo. Oggi lo sappiamo, siamo riusciti a far venire il nostro amico qui e quindi adesso sentiremo che cosa ci racconterà. Signori, a voi Orestes Gilbao Coiano. Prego. Buongiorno a tutti. È un piacere stare con voi. È un piacere trovarmi qui con voi. È stato un vero miracolo che ho potuto venire qui da voi, a San Marino. Non voglio continuare senza ringraziare al Centro Ufologico, Nazionale, soprattutto a Vladimiro Bibolotti e a Roberto Pinotti e anche alle autorità governamentali e della Repubblica di San Marino. E, dicho estas palabras, quiero comenzar a hablar un poco. Adesso, dopo aver detto queste parole, voglio parlare un poco sintetizzamente sobre, sintetizzare sopra ciò che significa la ufologia cubana. L'ufologia cubana cominciò. L'ufologia cubana ha iniziato nel luglio dell'anno 47. A raíz del avvistamiento de Kenneth Arnold y del suceso del Roswell. Dopo l'avvistamento e ciò che era successo a Roswell. En esos meses de julio y agosto del año 47 fueron vistos en territorio. In questi mesi del luglio 47. Y denunciado presencia de objetos no identificados. Hanno presentato, come dire, hanno fatto sapere sul territorio cubano l'esistenza di oggetti non identificati. Tenemos materiales fotográficos del año 47. Abbiamo materiali fotografico dell'anno 47. Che testimonia? Che testimonia? Esos avvistamientos. Questi avvistamenti. Tenemos también en tempranas. Abbiamo anche. En temprano tiempo, como el año 50. Nel tempo degli anni 50, il primo e unico scontro di oggetti volanti non identificati. Nell'anno 50, due decani dell'ufologia cubana, il laureato Enrique Pérez, il giornalista, Oscar Hurtado, hanno cominciato di parlare su ciò che hanno iniziato ciò che si chiama la prima investigazione seria nel nostro paese. Nel territorio dove vivo io, la provincia di Matanza, sono successi eventi molto interessanti che hanno marcato hito in nostro territorio, che hanno marcato il nostro arcipelago cubano. Il primo estrellamento, incontro avvicinato. Il primo caso di un OSNI. Il primo caso di un OSNI. Di un OSNI che è uscito. Un oggetto sommerso, sì, che è uscito. Come? Un OSNI, aspetta, su marino. Sì, sì. Si parla così veloce, si parla un poco.
No, è perché io parlo castigliano, lo spagnolo della Spagna, ed è un po' diverso. E poi a volte non... mi devo fare come posso. La ufologia durante los años que... L'ufologia negli anni... Iniziale al 59... All'inizio degli anni... all'inizio dell'anno 59... Cobrò un nuovo... Ha coperto... Tomò un nuovo matiz... Un nuovo... Oscar Hurtado, che aveva partito de Cuba, anterior al año 59. Sì, prima dell'anno 59. Retornò in ritornato in questa epoca. Desde entonces quiso fundare il primer centro. Di là, da quel periodo, si volevano formare il primo centro ufologico cubano. Él retornó en el 59 y murió en el 77 nel 59, ripeto por favor. Y falleció en el año 77, enero del 77, sin lograr crear ninguna agrupación. Senza poter creare questo gruppo ufologico. Lleno de frustraciones y enfermo. Lleno de frustraciones. Falleció en enero del año 77. Morto nel 57. Pero dejó un legado. Dejó un legado en la generación que vino después. Pero ha lasciato un legato, una, come dire, un'eredità, una successione. Y fue así como continuamos a partir de la década del 60 y del 70 en adelante. Que abbiamo continuato nella década 60. Un pequeño grupo de investigadores. Un piccolo gruppo di investigatori. Ya que algunos habían partido hacia el extranjero, a la diáspora. Alcuni sono riusciti a partire nei paesi stranieri, all'estero, negli anni 60. Como es el caso del doctor Virgilio Sánchez José. Era el caso del doctor Virgilio Sánchez José. Director del Miami UFO Center. Direttore del Miami UFO Center. Durante los años posteriores al 59, durante gli anni che erano dopo il 59, hubo una serie de sucesos. Hanno avuto luogo una serie di successi interessanti. Interessante y muy, e molto muy a tono con la casuística a tono con la casistica UFO. Pero que no fueron conocidos ni reportados. Però non erano conosciuti e neanche reportati. Alcuni ufologi che avevano malgrado il fatto che alcuni ufologi hanno partecipato o sono stati alla scuola de, come si chiama? Oscar Hurtado. Oscar Hurtado. Nos mantuvimos sempre al acecho de esos casos. Hanno, non so come dire. Y la etapa de los años 60, la etapa degli anni 60, 70 y 80, 80 marcó, ha marcato tutta una serie, una serie intera de hechos trascendentali, di fatti trascendentali in pleno anonimato, pleno che sono rimasti in pieno anonimato. Prima alcuni ufologi alrededor de este servidor crearon un círculo aparente in Matanza. Hanno creato questo circolo di Matanza che cominciò a divulgare, a essere, che ha iniziato a divulgare la divulgazione di alcuni soggetti, fenomeni anomali e enigmi dell'antichità. Así, in questo ese modo círculo, abbiamo mantenuto hoy, questo cerchio, ha questo circolo, efecto, 163 attività. E abbiamo svolto 163 attività. Cuando vino la época de quando la, è arrivata l'epoca, la época anterior a la caída del muro de Berlín, della caduta del muro di Berlino, dunque della perestroika, noi abbiamo deciso
buscar la manera de, di cercare la maniera di andare su una linea, su un cammino e formare un gruppo, un'aggruppazione che pudiera canalizzare tutta la serie per essere anche legalizzata. Y la idea siempre fue unificadora, ¿no? Era sempre unificadora. E i pochi ufologi di Matanza, che già esistevano in La Habana, quei pochi che abbiamo avuto in La provincia di La Habana, nel sud della provincia di La Habana, empezamos a trabajar, abbiamo cominciato a lavorare in questo senso. Empiezan a conocerse ya de una forma. Hanno cominciato già a conoscersi in alcuni casi, però in una forma una maniera molto timida. Sí. Fue en el año 85 cuando el famoso nell'anno caso, 85, enero 85, nel caso del avión 85, sovietico, nel caso famoso dell'aereo sovietico, nombra il caso OVNI come una possibilità. E quel caso è stato nominato, non so, come un caso OVNI. E così si è aperta una piccola possibilità di poterci appoggiare per poter lavorare con più forze. Fu un'epoca in cui alcuni casi cubani furono reportati cubani sono usciti addirittura nella stampa, come è successo la Isla de Pino. Ripeto, però per favore un poco más lento, no? Perché parla cubano e io sono solo spagnolo e faccio un po' fatica. Fu reportato è stato rapportato in quest'epoca un oggetto, una nave nell'isola del Pino, si chiama oggi l'isola della gioventù, e questo oggetto ha causato molta emozione, dice, nella zona dove era l'evento, e è stato anche descritto nella nostra stampa. Alcuni giornalisti hanno cominciato a occuparsi di più di questo soggetto nel nostro archipelago. Abbiamo cominciato unirci intellettuali con tecnici, con professionali, storici, scrittori, abbiamo perso alcuni investigatori seri che in quest'epoca si sono andati. Parlo degli anni 80, 90, dove alcune persone che ci hanno appoggiato prima sono andati via, scappati via dal paese. E ciò che abbiamo seguito noi, ciò che abbiamo continuato nel nostro paese, dunque noi, quelli che siamo rimasti, abbiamo continuato. E abbiamo, seguiamo andando avanti con questa idea. È stato così che nell'anno 1998, per essere più esatto, il 14 di novembre di quest'anno, un gruppo di 102 persone abbiamo creato il Comitato Nazionale. Io alla sazón lavoravo già entonces en el Instituto de Meteorología. En esa época trabajaba. ¿Quién? Yo. Io ho già lavorato in quest'epoca nella meteorologia. Nell'Istituto Provinciale di Meteorologia. Sono specialista della sezione di meteorologia della provincia di Matanza. A partir de entonces, cominciando di là,
empezamos ya abbiamo, a, dunque abbiamo cominciato a quell'epoca considerando con otra visión por parte de, considerando de los organismos culturales, altre visioni con, la, con gli organismi literari, con gli organismi esistenti anche cinematografici. Así como, è stato così che abbiamo abbiamo cominciato a fare i primi documentari. Il primo documentario cubano sopra sugli OVNI diretto dal ufologo e cineasta Octavio Cortázar. Cortázar, conosciuto ovviamente. E Hugo Parrado, un altro cineasta che si trova oggi negli Stati Uniti. Octavio Cortázar è morto 3 anni fa. Fundamos nuestro primer abbiamo fondato o creato il nostro primo documentario. Gli ufologi cubani abbiamo appoggiato questa iniziativa. In questo documentario appare, appaiono molti fatti importanti prima dell'età del 59, tra 47 e 50 e 47 e 58 e 58 hecho, rilevante. Il fatto rilevante e i fatti rilevanti dopo 59, come per esempio il caso dell'atterrissaggio del poblato di Torriente, il caso del paese, non so, vicino a Matanza, non so come si chiama, in Torriente. Il territorio dove occorreva, grazie, il primo atterrissaggio. Matanza è un territorio dove ha avuto luogo il primo atterrissaggio, che è stato reportato, però fuori di Cuba. Por ejemplo, dottor Sánchez José, per esempio, il dottor Sánchez, non so come, sobre aterrizaje anteriores al año 59. Che tenía, ripeta per favore, che va così, deprisa. È come quando si incontra un piemontese con un siciliano, così siamo noi due adesso. Scusate. Perché parlo con un accento a volte, no? Dico che è una sigla a volte e io parlo castigliano, io stai con il cubano, scusatemi per favore. Lento, per farne comprendere. El doctor Sánchez José tiene algunos reportes interesantes de aterrizajes anteriores sopra gli aterrizaggi prima del 59. Pues bien, después del año 1900, e dopo 98 il comité gestor estaba bien balanceado. Hay científicos especialistas del radar. Esistono specialisti di radar, come il dottore, Eugenio Movena, e mio collega e mio fratello, cosiddetto fratello, e l'istorico poliglota, e specialista della Biblioteca Nazionale, José Martín. Patricio Boch. Gli dice Patricio Boch, anche lui. La licenziata Julia Casadín. La laureata Julia Casadín. Scrittura destacata. Scrittrice. Nel nostro comitato teniamo anche gente religiosa. Come reverendo Gesù. Jesús Diez Silva. Muchacho joven, como el caso e un ragazzo giovane come il caso di Enrique Podel y muchos más.
e tanti tanti altri. Total 157 persone. Siamo 157 persone in tutto. A cargo della presidenza del comitato gestore. E io sono ho il carico del presidente. Desde julio del 2003. Del luglio del 2003. E desde novembre del 98. Dal novembre 98. Hasta julio del 2003. Fino al giugno 2003 sono stato. Fisica Enrique Perry. È stato il laureato Enrique Perry. Il laureato in fisica. Scusa. Io quando passé alla presidenza. Quando ho preso io la presidenza. Por 5 anni, che è lo che nostro statuto anni dopo. Il codice etico che tienen establecido, fui reelegido 5 anni fa. Perché ha rispettato, come osservato, il codice etico, invece sono stato rieletto per altri 5 anni. E ese periodo termina. In questo periodo. Termina in julio del... A questo periodo termina, finisce adesso nel giugno di quest'anno. E seguiré collaborando e demás, però già però, per una questione continuerò a lavorare, continuerò il mio lavoro, però per ragioni di etica. Una questione di etica, nosotros tenemos que respetar un precedente creato. Per una questione etica dobbiamo rispettare un precedente creato, un precedente creato democratico creato in anticipo e non possiamo violare questo. Questo. In elezioni avrà 10 anni, dopo 10 anni, per 10 anni avrà, sarà un altro presidente che deve essere votato. Nosotros no somos una entidad legalizada. Noi non siamo una entità o unità legalizzata. Queremos actuar como si tuviéramos legalizado. Però vogliamo attuare o attivare come se fossimo legalizzati. Quando estemos legalizados en algún momento de la trayectoria. Se in un momento della nostra storia ci legalizzeranno una volta. Esos precedentes democráticos nos van a servir de base. Questi presidenti democratici che saranno la base per lavorare meglio. E va a essere una base in la che la e questa base messa a questa base da adesso sarà messa o come anche per le generazioni giovani che ci seguono. La generazione futura, le generazioni future ci seguiranno. Igual que nosotros, così come noi abbiamo saputo, abbiamo saputo comprendere e seguire i nostri padri di ufologia. Stiamo in una tappa attuale. Muy interesante. Ci troviamo in un'età attuale molto interessante. Fede e speranza de que e abbiamo la fede, la speranza se va revirtiendo che pian piano questo processo va a migliorare, va per migliorarsi. Noi sempre Oscar Hurtado nos enseñó siempre algo. Oscar Hurtado ci ha insegnato a ser parte de la soluzione di essere parte della soluzione y no de los problemas. E non della soluzione e non del problema stesso. Nosotros no queremos más problemas que lo que nos creen. Noi non vogliamo più problemi di ciò che si creano. E la storia ci ha insegnato che sempre si va un poco avanti. Senza mettere davanti la dignità come gruppo. Ed io? In questi momenti mi sento soddisfatto perché nel luglio quando finisce il mio impegno carico di presidente tendré la
avrò la soddisfazione di aver creato e essere andato avanti con questo processo insieme ai miei colleghi, perché siamo tutti per uno e uno per tutti. Dice di, se avete una domanda, però questa sera abbiamo la tavola rotonda. Scusate per la mia traduzione. Grazie. Tenete presente che l'amico Estes è un po' emozionato anche perché è la prima volta che esce dal suo paese. E Cristina gli ha fatto vedere come si deve stare un po' veloce. E tenete presente che lo spagnolo castigliano è lo spagnolo castigliano, quello argentino, quello caraibico, e ci sono delle piccole differenze. Grazie. E gli devo dire, ha detto adesso di dirvi che è la prima volta che è volato in un aereo ed è stato così emozionato, per lui è stato un miracolo.